Salvatore ci leggerà queste bellissime parole che ha scritto e che ogni sera io leggo alle persone. Io dico sempre, avete la fortuna di ascoltare queste bellissime parole e stasera anche voi avrete questa fortuna. Prego, Salvatore. Agenda rossa. Questa agenda è rossa, rossa dal sangue di cinque ragazzi che non avevano altro che il loro corpo per proteggere il loro giudice. Questa agenda è rossa, rossa dal sangue di cinque ragazzi che si lasciarono alle spalle i loro sogni per proteggere il sogno del loro giudice. In questa agenda è racchiuso il sogno di un uomo. Un giudice che per realizzare il suo sogno non esitò a sacrificare la sua vita. In questa agenda è racchiuso lo sdegno per una scellerata trattativa tra pezzi dello Stato e gli assassini di un altro giudice, Giovanni, fratello di Paolo, fatto saltare in aria su un'autostrada a Capaci. In questa agenda è racchiuso lo sdegno per i traditori dello Stato venduti ai nemici dello Stato. Questa agenda è rossa dal sangue dei martiri di via dei Georgofili e di via Palestro. Questa agenda nasce da una speranza perduta, la speranza che la morte di Paolo fosse bastata a realizzare il suo sogno, avesse spinto la gente a ribellarsi, a lottare tutti insieme contro quel cancro, la mafia, che stava per entrare in metastasi e corrodere l'intero organismo del nostro paese. Questa agenda nasce da 10 anni di silenzio, il silenzio lungo 10 anni di un fratello che senza quella speranza aveva perso la forza di lottare e aveva infranto la promessa fatta a sua madre di non fare morire il sogno di Paolo. Questa agenda nasce da un lungo cammino percorso insieme a Paolo lungo la strada dei pellegrini di Santiago. Questa agenda nasce dalla rabbia di un fratello che non si rassegnava a vedere morire quel sogno, il sogno di un fresco profumo di libertà che riuscisse a dissolvere il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità, della complicità. Questa agenda nasce da un braccio levato in alto a sostenerla ed accompagnare un grido che incitava alla resistenza, alla lotta per la verità e per la giustizia. Questa agenda nasce da 10, 100, 1000 braccia che cominciavano a levarsi anche loro in alto e 1000 cuori che cominciavano a gridare lo stesso grido. Questa agenda è un'arma levata in alto per impedire agli avvoltoi di tornare con i loro simboli di morte sul luogo della strage. Questa agenda nasce dalla ribellione contro chi aveva ucciso il giudice Paolo e aveva cercato di spegnere il suo sogno, quel sogno che era soltanto un sogno d'amore. Questa agenda nasce da una speranza ritrovata, una speranza rinata dalla rabbia, ma che soltanto nell'amore poteva ritrovare la forza per continuare a vivere. Soltanto in quell'amore che poteva fare scrivere a Paolo nell'ultimo giorno della sua vita, quando questi giovani saranno adulti, avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. Questa, soltanto questa, era la speranza di Paolo. E solo questa speranza, la sua fiducia nei giovani e il suo amore gli hanno permesso di andare serenamente incontro alla morte, una morte che è stata l'inizio di una nuova vita. E sono questa speranza, quest'amore e questa nuova vita che abbiamo racchiuso in questa agenda rossa.